Separazioni eccellenti e molto chiacchierate, coppie VIP che sembravano inossidabili e si dicono addio a botte di comunicati stampa tra lo sgomento e i commenti dei fan più accaniti. Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci, ce lo dicono così in una nota congiunta battuta dalle agenzie che dopo 8 anni non si amano più. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si erano sposati nel 2014. È nata mia figlia, ma non è di Andrea. Ha fatto rumore e scatenato una valanga di commenti la dichiarazione rilasciata da Cristiana Capotondi, la nascita della figlia e la fine della storia d'amore con Andrea Pezzi, un annuncio shock. Si erano lasciati già 1 anno e mezzo fa, una notizia tenuta riservatissima, eppure lei lo ha voluto accanto a sé quando ha scoperto di aspettare un figlio da un altro uomo. Ed anche Andrea a sua volta ha voluto aggiungere che pur non essendo il padre della bimba, è stato vicino a Cristiana con ammirazione e stima. Continuare a volersi bene. Niente buonismo invece oltreoceano, in furia la battaglia legale tra le due star Angelina Jolie e Brad Pitt per la separazione in cui si contendono i diritti della proprietà di un pregiato vigneto in Francia. Secondo i documenti legali, l'attrice avrebbe raccontato che l'ex marito avrebbe messo le mani alla gola di un figlio, colpito l'altro in pieno volto, afferrato lei alla testa, strattonandola. C'eravamo tanto amati e poi si finisce in guerra per l'assegno di mantenimento, battaglie legali in cui il vero nodo sono i soldi, come sta cadendo nel divorzio più clamoroso dell'estate. 4 miliardi e mezzo, tanto è costato a Vittorio Cecchi Gori l'addio alla ex moglie Rita Rusic. 200 milioni di dollari per 11 anni di matrimonio, la cifra finita nel portafoglio di Nicole Kidman, che oltre ai soldi ha potuto rimettere i tacchi con la fine del matrimonio con Tom Cruise. In casa nostra cifre più modeste. Vacanze pagate a vita per la ex moglie e per i figli, più un assegno di 15.000 euro al mese. È finita così la storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Carmela Barbato. 10.000 euro al mese, secondo le voci che circolano, costerebbe a Tommaso Trussardi l'assegno di mantenimento per le figlie avute con Michelle Hunziker. Lasciarsi può far male.